Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre in formissima. Dopo una settimana di stop siamo pronti a ripartire con un video ricchissimo, ma tenetevi pronti perché in realtà si tratterà di una settimana piena zeppa di appuntamenti poracci al 100%, il primo dei quali sarà domani, martedì 5 dicembre. A partire dalle 14.30 saremo in live qui su YouTube per seguire insieme il reveal del primo trailer di GTA 6, che è un po' l'evento del secolo. Quindi mi raccomando, non mancate, anzi, visto che ci siete, se siete nuovi, iscrivetevi subito al canale, anche perché ormai siamo a un passo dai 40.000 iscritti. Il Poroverso è una realtà sempre più tangibile. Ringrazio enormemente Otoji Retro Games per aver sponsorizzato anche questo video. In descrizione trovate tanti linksisis, tutti da cliccare. Io ho detto tutto, iniziamo! Non sarà certo l'influenza a fermare la nostra brama di giochi gratis, quindi partiamo subito con l'angolo della poracciata. Direi che è il caso di andare subito sull'Epic Game Store e riscattare, senza pensarci su due volte, Jitsu Squad e Mighty Fight Federation, prima che vengano rimpiazzati giovedì da Predecessor e Gigabash. Di che giochi si tratta? Non ne ho la più pallida idea. Ma dai, quando una cosa è gratis. Da domani invece saranno disponibili i giochi di dicembre sul PlayStation Plus Essential. Un mese tutto sommato ok, che vede come protagonisti LEGO 2K Drive, Power Wash Simulator e Sable. Di quest'ultimo scrissi addirittura una recensione per Every Eye, dove mi sono immediatamente pentito di essere stato troppo duro con la valutazione. Se vi piacciono i titoli esplorativi, narrativi, lenti e riflessivi, Sable è sicuramente un'esperienza da provare. Una settimana bella corposa anche per il Game Pass, visto che verranno aggiunti al suo catalogo in abbonamento un bel po' di titoli, tra cui spiccano il 5 dicembre, cioè domani, Rise of the Tomb Raider, World War Z e anche God Simulator 3. Per quanto riguarda invece il Nintendo Switch Online, Jet Force Gemini è stato pubblicato per ora solo in Giappone, mentre da noi il titolo Rare dovrebbe arrivare durante il mese. C'è però una notizia che fa un po' tornare indietro agli albori del Nintendo 64 su NSO. Jet Force supporta infatti la modalità in 16 noni, ma questa è rotta. Selezionando queste proporzioni, ben più moderne rispetto al 4 terzi, l'immagine non viene adattata, ma semplicemente spiaccicata, deformando così l'immagine di gioco. Chissà, magari possiamo far finta che sia un easter egg nostalgico, no? A proposito di nostalgia, spero non stiate aspettando con troppa impazienza il ritorno del professor Layton, visto che il recente show Level 5 Vision ha aggiornato l'utenza sui piani di pubblicazione dell'amatissimo studio di sviluppo giapponese. Andiamo a raffica. Fantasy Life arriverà l'estate del prossimo anno, il nuovo Inazuma Eleven avrà una beta disponibile a marzo 2024, mentre Megaton Musashi arriverà il 25 aprile sempre 2024. Decapolis invece è stato rimandato a un non meglio specificato 2024, doveva uscire infatti entro la fine dell'anno, mentre il professor Layton è stato annunciato direttamente per il 2025. Questo mi sa che ce lo giochiamo direttamente su Switch 2. Tra i tanti appuntamenti di questa settimana vi ricordo che nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8, a partire dall'1.30, seguiremo insieme in live qua su YouTube i The Game Awards. E se siete in cerca di qualche motivo aggiuntivo per prendere parte a questa follia, sappiate che Sega ha molto probabilmente in serbo un annuncione per l'evento di Jeff Keighley. Il publisher ha spedito a vari content creator delle cartoline che recitano "Una nuova era, una nuova energia". Non perdetevi i The Game Awards del 7 dicembre. Visto che a ricevere questo titolo sono stati dei content creator specializzati in fighting game, si pensa possa trattarsi di un nuovo Virtua Fighter. Che ve ne pare? Ora invece un gioco da tenere d'occhio e uno purtroppo da evitare. Ve ne ho parlato nello shorts di oggi, ma sempre meglio ripetersi. Il nuovo Dragon Quest Monsters, il Principe Oscuro, è stato completamente ignorato dalla critica videoludica, ma chi lo ha giocato ne parla con toni proprio entusiastici. Si tratta di un Monster Collector che potrebbe essere l'alternativa perfetta per chi è rimasto scottato dagli ultimi titoli Pokémon. In caso, se il gioco vi incuriosisce, vi ricordo che è possibile scaricare una demo gratis su eShop. Mentre,
lo dico proprio col cuore spezzato, evitate la Arkham Trilogy su Switch, soprattutto se siete interessati ad Arkham Knight. La conclusione della trilogia purtroppo gira malissimo su console ibrida, tanto da essere stata definita praticamente ingiocabile. Si tratta in fondo di un gioco che metteva in ginocchio anche PS4 e Xbox One, e si sperava ingenuamente che con il porting su Switch fosse stato fatto una sorta di miracolo. Purtroppo così non è stato. Il punto è che i titoli della collection non possono essere acquistati separatamente, e se consideriamo la disparità di prezzo, oltre che di qualità, rispetto alle altre versioni disponibili sul mercato, è praticamente impossibile consigliare l'acquisto della Batman Arkham Trilogy su Switch. Un vero peccato. Va bene, passiamo alle notizie del giorno, perché durante la scorsa settimana si è parlato tanto del possibile approdo del Game Pass anche su altre piattaforme, tra cui Nintendo Switch. E vi dirò, forse è stato un bene aspettare qualche giorno prima di trattare questa notizia. Giovedì scorso, infatti, le parole di Tim Stewart hanno colto tutti quanti alla sprovvista. Il CFO di Xbox, durante un'intervista al Wells Fargo TMT Summit, ha dichiarato quanto segue. È un po' un cambio di strategia. Non sto annunciando nulla di concreto al momento, ma la nostra missione è di portare le nostre esperienze first party e i nostri servizi in abbonamento su ogni schermo su cui si può videogiocare. Questo significa TV, mobile, ma anche approdare da chi fino a poco tempo fa avremmo considerato come la competizione, cioè PlayStation e Nintendo. Una dichiarazione del genere lascia poco spazio all'interpretazione e, considerato come si è mossa Microsoft negli ultimi anni, sono chiare le mire espansionistiche legate intorno al brand Xbox. Inoltre, l'acquisizione di Activision Blizzard ha avvicinato ancora di più Microsoft a Nintendo. Pensate per esempio all'accordo dove è stato preso l'impegno di far arrivare Call of Duty su console della grande N per almeno 10 anni. Quindi, da domani giocheremo ad Halo in streaming su Switch? Non proprio, perché neanche il tempo di realizzare quello che era stato detto da Tim Stewart, che è sceso in campo Phil Spencer, che ha dichiarato in intervista a Windows Central, non abbiamo nessuna intenzione di portare il Game Pass su PlayStation o Nintendo. Non è nei nostri piani. Un tira e molla a dir poco insensato, ma prenderei per buone le parole di Phil Spencer. Per quanto ci siano stati numerosi avvicinamenti tra le aziende e ci sia l'intenzione da parte di Microsoft di considerare, cito testualmente, gli utenti PlayStation e Switch come parte della community Xbox, l'approdo del Game Pass sulla concorrenza rimane ad oggi una prospettiva irrealizzabile. Non vedo perché Nintendo dovrebbe ospitare una piattaforma del genere che si basa su un modello di monetizzazione antitetico rispetto a come funziona il mondo Switch. Lo stesso discorso vale ovviamente anche per Sony e PlayStation. Ci sono troppi interessi in ballo per far sì che un passaggio del genere possa realizzarsi, non trovate? Ma questo non significa appunto che in futuro non potremo vedere sempre più contaminazioni e collaborazioni tra i vari big del settore. E a tal proposito, le parole di Phil Spencer scaldano il cuore dei fan Nintendo di vecchia data. Sempre in questa intervista di Windows Central, di cui parlavamo prima, Phil Spencer ha anche parlato di eventuali revival di vecchie IP, e sentite cosa ha detto. Avete visto dalla nostra storia che ancora non abbiamo messo mano a tanti dei franchise che la gente vorrebbe vedere ritornare. Fan di Banjo, vi sentiamo. Ma è anche vero che quando troviamo il giusto team e la giusta opportunità, adoro andare indietro per rivisitare storie e personaggi visti in passato. Questo non significa che improvvisamente la situazione si sbloccherà e finalmente, dopo 15 anni, avremo un degno seguito di Banjo-Tooie in grado di cancellare l'amara delusione di Nuts & Bolts, ma è fondamentale sapere che nelle strategie di Microsoft ci siano anche queste possibilità e che soprattutto il catalogo Rare non sia andato perduto per sempre. In fondo, negli ultimi anni abbiamo fatto dei passi da gigante in questo senso. Vedere Banjo su Smash è stato il primo segnale di un possibile ritorno del platform Rare su console Nintendo, che poi è avvenuto effettivamente qualche anno dopo su NSO. E il miracolo di rivedere finalmente GoldenEye affacciarsi su hardware moderni indica una stretta collaborazione tra i due publisher. Metteteci pure l'arrivo di Jet Force Gemini, la creazione di un'app 18+ per l'NSO in Giappone e ora anche Australia, e io non solo non vedo così impossibile il ritorno di Banjo, ma anche di Conker e di tutta la scuderia Rare una volta che il leggendario studio
si sarà finalmente smarcato da Everwild. Sto sognando ad occhi aperti? Può essere, e in caso non svegliatemi. E chiudiamo con qualche dettaglio relativo al trailer di GTA 6, il cui reveal, vi ricordo, seguiremo domani in live qui su YouTube a partire dalle 14.30. Si tratterà dell'evento del secolo. Non ci credete? Beh, intanto un dato di fatto. Il post con cui è stato annunciato il trailer, ripeto, solo il post, ha ricevuto in 24 ore 1.800.000 like, diventando così il post gaming con più like di sempre. Il trailer, che verrà probabilmente pubblicato su tutti i canali social di Rockstar, spaccherà in due internet e sarà un po' il climax assoluto di un'attesa lunghissima, durata oltre 10 anni, fatta da migliaia e migliaia di falsi leak, rumor sbagliati e piste che non hanno portato da nessuna parte. Ci sono sì già dei potenziali leak dei contenuti del trailer, ma manca meno di un giorno ed è inutile stare lì a rovinarsi la sorpresa. Intanto però dai metadati di YouTube sappiamo già che il filmato durerà 91 secondi, abbastanza per darci un'idea generale sul setting di questo sesto episodio e anche sui suoi protagonisti. Ma la vera domanda che vi rigiro è solo una. Il trailer si concluderà con una data di uscita? Sì sì, secondo voi, quando verrà pubblicato GTA 6? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, ma soprattutto per aver tenuto a galla il canale in una settimana di silenzio assoluto e soprattutto anche per aver atteso con grande pazienza il mio rientro. Speriamo di ripartire alla grandissima. Ci vediamo domani in live, voi nel frattempo mi raccomando fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Trailer, Michele 6, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!